stata una serata ricca di emozioni e riflessioni, quella che ha visto protagonista domenica 1 settembre in piazza San Francesco a Matera le donne in rosa in occasione della quinta edizione di Bella come sei. L'iniziativa organizzata dal Comitato Basilicata di Come in Italia ha voluto far emergere ancora una volta le storie di quasi 50 donne coraggio che hanno affrontato, stanno affrontando la diagnosi di tumore del seno e che oggi rappresentano esempi di resilienza per tutte le donne che affrontano una patologia oncologica. È stata una serata ricca di emozioni, quelle che sono riuscite a portare su questa bellissima scalinata le tante donne che si sono messe in gioco oggi, hanno portato la loro bellezza, il loro coraggio, la loro voglia di vivere e di testimoniare come il tumore del seno sia una malattia sempre più curabile e che stare insieme agli altri, condividere le proprie esperienze sia una potente arma in aggiunta al supporto medico-scientifico. La manifestazione ha rappresentato anche una tappa di avvicinamento alla sesta edizione della Race for the Cure 2024 che si terrà a Matera dal 27 al 29 settembre. Con Bella come sei iniziamo la corsa per la Race. E l'entusiasmo che riesce a trasmetterci e la determinazione ci porterà a raggiungere il risultato. Noi confidiamo molto in ogni singolo sostenitore. Una serata ricca di tanti momenti, cui hanno preso parte anche alcuni rappresentanti istituzionali del territorio, sensibili alla mission e all'impegno che Come in Italia rinnova da tempo in Basilicata. È un'azione che noi dobbiamo sostenere come regione e io proverò anche a costruire un protocollo con queste attività che sono così sincere, così spontanee, ma che rappresentano proprio una speranza. Penso di aver recuperato una miscela tra necessità di spingere molto sulla prevenzione e non solo sulla cura, ma anche la possibilità di, come dire, socializzare una virtù che è quella del coraggio. Al centro dell'iniziativa un forte senso di collaborazione. Le donne in rosa hanno indossato gli abiti dei brand che fanno parte della rete CNA Federmoda, oltre che della boutique Stefania di Matera, della maestra artigiana di Matera Angela Ramundo e dell'atelier Dodi di Lauria. I look delle protagoniste sono stati completati dalle acconciature e dal trucco del team di Massimo Ferraroni, mentre l'allestimento scenico della scalinata di Piazza San Francesco è stato curato da Milady by Michou. La sfilata Bella come sei è stata organizzata con il patrocinio del Comune, della provincia di Matera, della Regione, del Consiglio regionale della Basilicata, della Commissione regionale Pari Opportunità, dell'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione e della Consigliera di Parità della provincia di Potenza. L'iniziativa si è svolta in partnership con Poste Italiane, CNA Federmoda, Ferrovia Apollo Lucane con TRM Network come media partner, realizzata grazie al contributo di tanti volontari, fra questi ci sono anche i volontari Open Culture 2019.